Iniziata ieri ad Aragona ed è proseguita oggi a Comitini a Campofrango la manifestazione di ECS provinciale di Agrigento con Hybrid Tour di Renault. Si tratta di una manifestazione a carattere ambientale patrocinata anche dalla Fingreen di Agrigento, esperta nella raccolta di batterie esauste al piombo, inserita nell'ambito dei centri estivi che l'ente promuove in diversi comuni dell'Agrigentino e del Nisseno. I ragazzi partecipanti all'evento Refutlon sono stati sensibilizzati sul tema della difesa dell'ambiente e hanno raccolto diverso materiale in plastica. Vediamo le immagini. Ma anche l'intervista. Grazie ai genitori di questi bei bambini e un grazie particolare a questi bambini che saranno il futuro e rappresenteranno il futuro di Aragona. Dobbiamo considerare che questo non è un rifiuto, questo è una materia prima. Quindi queste iniziative sono importanti per fare capire che fare la raccolta differenziata bene significa mantenere pulito l'ambiente, rispettare l'ambiente, evitare effetti serra e qualsiasi altre cose che vanno a deturpare quella che è la natura e l'ambiente, e che molte cose con la possibilità di essere riciclate non sono più considerate un rifiuto, ma diventano una materia prima da essere riutilizzata. Quindi ringrazio di nuovo tutti, Teleacrassi per essere qua presente, la Renault che ha sponsorizzato questo evento. Questa è una macchina ibrida che ormai con le rinnovabili si va sempre verso la minore emissione di gas in atmosfera, quindi tramite energie rinnovabili, quella che è l'eolico, il fotovoltaico, e le biomasse e quant'altro, c'è la possibilità di avere la macchina elettrica e quindi avere emissione zero. Dell'ACS hanno voglia di mettersi in gioco, di conoscere per comprendere, di studiare per trovare soluzioni, di comunicare per creare una società responsabile che sa come rispettare l'ambiente e tutto quello che sta loro attorno. Per l'impegno profuso nel dare questo percorso educativo a questi ragazzi, voglio ringraziarvi. Sicuro di esprimere questo ringraziamento anche per conto del sindaco e dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Comitini. Sì, siamo a Comitini, come ieri siamo stati ad Aragona, siamo in prima linea per difendere l'ambiente, cercando